Carol, qual è la differenza tra un medical wellness club e un fitness club tradizionale? Il fitness club comprende un'area fitness, a volte una piscina, implica attività di gruppo e persone che utilizzano la palestra, la stessa piscina, altre che fruiscono del servizio di personal training. Il medical wellness implica la specializzazione, richiede personalizzazione del servizio, ovvero specialisti che erogano un servizio sinergico con l'esercizio fisico. Si pensa ad esempio all'omeopatia, alla valutazione biomeccanica individuale, alle valutazioni degli infortuni e delle patologie, alla riabilitazione, alla preparazione sportiva. Il Medical Wellness Club può essere grande o piccolo e il suo comune denominatore è la specializzazione, l'erogazione di un servizio one to one e la capacità di risolvere i problemi soggettivi di ogni cliente. Could you describe briefly the model of four doctors? Sì, l'espressione dei quattro dottori è un modo molto semplificato per consentire alle persone di capire che cosa intendiamo per approccio olistico al benessere. Uno è il dottor dieta, che ha a che fare con l'alimentazione, ovvero con l'effetto del cibo sul corpo, sul sonno, sulle prestazioni fisiche e sui livelli di energia. Quindi abbiamo il dottor felicità, che può sembrare molto semplicistico, ma in realtà il sistema limbico, le emozioni giocano un ruolo molto importante nella nostra salute. Ha a che fare con la consulenza, il rilassamento e la meditazione. Quindi abbiamo il dottor Tranquillità, che ha a che fare con la sensazione di rilassatezza del corpo, con la rimozione dell'ansia tramite massaggi, sauna, bagno turco, meditazioni e via dicendo. Quindi abbiamo il dottor Movimento, che ha a che fare con il movimento del proprio corpo in modo ad esempio aerobico, funzionale tramite stretching ed esercizi di flessibilità, tutto ciò che ha a che fare con l'utilizzo del proprio corpo in modo meccanico e fisico. I quattro dottori si concentrano sul colloquio per scoprire che cosa non va e far sì che lo specialista comprenda il soggetto che ha di fronte, la sua storia, e configuri un programma di allenamento che soddisfi le sue esigenze. Sono questi i quattro passi da capire e tutto deve essere molto semplice, comprensibile. Come pensi che evolverà il Medical Wellness Club in futuro? How do you think Medical Wellness Club will evolve in the future? Intanto credo che cambierà nome, non si chiamerà più medical, ma si chiamerà medicina alternativa e si utilizzeranno parole come benessere, salute, olistico, eccetera. E credo che le novità che si affermeranno nei centri fitness, come le attività di gruppo o nuove forme di esercizio, saranno sempre la conseguenza di una valutazione iniziale in modo che ogni persona svolga l'attività di cui ha realmente bisogno. In questo modo i frequentatori resteranno concentrati sugli obiettivi e soprattutto otterranno risultati. La ragione per la quale i club non fidelizzano i propri soci risiede nel fatto che i soci stessi perdono interesse in ciò che fanno, non ottengono risultati e nessuno per ora riesce a colmare questo gap. Credo che l'approccio olistico giocherà un ruolo chiave per fidelizzare i clienti a lungo termine.